Una società di calcio non è come una falegnameria dove chi ha la proprietà decide e fa quello che vuole. Una società di calcio può avere anche un proprietario, ma la proprietà morale e spirituale, oserei dire, di quella società è la città, è la tifoseria. E quindi è sicuramente una società diversa. Anche alle botteghe oscure ci poteva stare un partito che era proprietario di una sede, ma la proprietà morale, spirituale, politica del Partito Comunista erano gli iscritti. Come vicino c'era la Piazza del Gesù e c'era un altro partito, di cui non erano proprietari coloro che pro tempore detenevano la gestione degli immobili, ma gli iscritti, coloro che nelle piazze effondevano tutta la loro passione. Ecco, chi non capisce che il calcio è questo, che lo sport è questo, che una città è questo, fa fatica a capire e poi scrive aborti come questi.